un incontro con molte qualificatissime voci per presentare il sesto volume dell'opera Omnia del cardinale Carlo Maria Martini, Farsi Prossimo. E questa è la serata che ha promosso la Fondazione Carlo Maria Martini presso il Centro Culturale San Fedele. Inizialmente programmato per il 15 febbraio, anniversario della nascita di Martini nel 1927, l'incontro è stato spostato a questi giorni confidando nella possibilità di un contesto meno segnato dalla pandemia, così come è stato. Accanto agli interventi e alle testimonianze della realtà ambrosiana, hanno preso la parola il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e autore del volume Fraternità, Segno dei Tempi, il Magistero Sociale di Papa Francesco. Farsi prossimo è mettere in pratica, si può dire, l'espressione attiva del, cominciando con il mandamento di amore, ma anche di tutto questo magistero di superare questi limiti che ci impone il sistema, forse soprattutto la globalizzazione, che fa dei stranieri, delle persone vicini e lontani, che non entrano nella nostra logica, nel nostro bene, e dobbiamo imparare a vivere insieme. E, citando un'altra enciclica, vivere insieme in la casa comune, perché ce n'è soltanto una. Così dobbiamo imparare a vivere insieme nella casa comune. Presente anche Suor Nathalie Beccar, figura significativa, femminile, all'interno del Sinodo dei Vescovi, di cui è sottosegretaria. Lei è l'unica donna che ha diritto di voto nell'assise dei Vescovi. Questo significa che l'universo femminile sta avendo un suo giusto riconoscimento anche all'interno della Chiesa, o è ancora tanta la strada da fare? Quali sono le sfide? Possiamo dire che questa cambiata è la luce, è che un cammino è già fatto, ma è ancora lunga. E il frutto già del processo dal Consiglio Vaticano II per più di ruolo per le donne, ma anche per i laici. Possiamo vedere che oggi, specialmente dopo il sinodo sui giovani e il sinodo dell'Amazzonia, che la domanda della questione delle donne è molto molto forte, e penso che tra questo percorso sinodale è ancora un ascolto del grido delle donne, ma non solamente delle donne, ancora di tanti uomini, sacerdoti, anche il Papa Francesco, che fa la domanda di più di presenza incisiva e più di leadership femminile nella Chiesa e nella società. In apertura dell'incontro intervengono il presidente della Fondazione Martini, padre Carlo Casalone, e il vicario generale dell'Arcidiocesi, monsignor Franco Agnesi, che ricorda il grande convegno Farsi Prossimo, voluto appunto dal cardinale Martini nel novembre 1986. Quel convegno, così ricordava l'allora direttore di Caritas Ambrosiana, è stato un punto di inizio per una nuova Chiesa che viene dalla carità, vive nella carità e si esprime nel servizio della carità. Fece emergere il carattere popolare del cattolicesimo ambrosiano, responsabilizzò i laici, rilanciò la vocazione missionaria delle parrocchie, infine suggerì a pensare e a praticare la politica come più alta forma di carità.